Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, dobbiamo parlare di una situazione veramente straordinaria, perché la Juventus, come vi ho già annunciato qualche giorno fa, avrebbe trovato finalmente gli estremi di, ovviamente, gli estremi relativi ovviamente all'economia e quindi a quello che sarà l'investimento principale per il giocatore che andrà effettivamente a sostituire nelle partite meno importanti Vlahovic. Quindi si prenderà un attaccante di riserva, visto che Ken ormai è fuori dalla Juventus, e il giocatore che oggi è più vicino alla Juventus per quanto riguarda quello lì è ovviamente Simeone dell'Hellas Verona. Simeone, ragazzi, è figlio del più illustre papà, cioè Diego Simeone. È un giocatore, Simeone, che devo dire mi intriga particolarmente. Voglio parlarne insieme a voi, cercando comunque di farvi capire quali sono stati, diciamo, i passi in avanti che sono stati effettivamente fatti all'interno comunque di queste giornate di riflessione per quanto riguarda la Juve. Prima di iniziare, come al solito, io vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni ovviamente nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Quindi se vi va, ragazzi, iscrivetevi al canale e non vi dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. In descrizione trovate ovviamente OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, e poi trovate anche i miei social, che sono importantissimi, ragazzi, perché se vi va, insomma, venite, insomma, a trovare, insomma, venite là. Allora, Vlahovic, quindi attaccante di riserva, che deve andare effettivamente a giocare quelle gare all'interno delle quali Vlahovic non può giocare, che deve andare effettivamente a giocare quelle gare meno importanti, deve essere un attaccante, ovviamente non può essere un attaccante di primissima fascia, non può essere un top player, non può essere, perché semplicemente nessuno accetterebbe di venire qui a fare la riserva, perché tutti vogliono giocare. Però deve essere un giocatore e deve rappresentare un giocatore molto 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 importante per la squadra. Io l'ho sempre detto, nel calcio moderno, all'interno di un contesto così ampio in cui si giocano, all'interno del quale si giocano veramente tante partite, è essenziale, è oserei dire così, perché è essenziale avere comunque una squadra di riserva all'altezza, cioè i panchinari devono comunque rappresentare un certo tipo di qualità all'interno della rosa, cioè prendere 11 titolari fortissimi e 11 panchinari scarsi è il primo passo per sbagliare tutto. Devi prendere 11 titolari fortissimi e 11 ottimi panchinari, che sono dei giocatori che non fanno, insomma, polemiche quando vengono lasciati lì. Ovviamente, più che altro, forse ho sbagliato anche a utilizzare il termine, non fanno più che altro lamentela, non hanno lamentela e non provocano lamentela anche all'interno del gruppo quando vengono lasciati in panchina. Giocatori possibilmente esperti nel campionato nazionale, ma con una buona risonanza di miglioramento, quindi una buona capacità anche di andare a migliorare per quanto riguarda questa cosa. E ovviamente una salute di squadra che ne giova. Per quanto riguarda la situazione relativa a Simeone, la Juventus ha chiesto informazioni negli scorsi giorni perché, insomma, sta facendo un po' il giro di tutti gli attaccanti possibili. Abbiamo parlato tanto, insomma, degli altri nomi. Quando è andata a chiedere Simeone al Verona ha detto: guarda, noi te lo diamo per 15 milioni, che è una cifra che per la stagione che ha fatto Simeone è veramente bassa. Simeone è un giocatore che la Juve ha segnato tante volte, fra l'altro, segnato, insomma, parecchie volte. È un giocatore che quest'anno ha fatto 16 gol, se non sbaglio, in campionato, quindi è un giocatore di buona qualità. È un giocatore che secondo me ancor più a livello tattico serve alla Juve a livello mentale, perché si tratta di un giocatore che tipicamente non si arrende, è un giocatore aggressivo, è un giocatore che lotta, è un giocatore che ci sta a lottare, è un giocatore che esiste per sacrificarsi per la squadra. Sono tutte queste cose, una serie di situazioni che lo rendono, diciamo, oggi un nome molto importante. Io credo, perdonate ragazzi l'abbassamento di voce, che comunque Simeone ti permetterebbe anche di non cambiare modalità di gioco qualora tu dovessi giocare con lui anziché Vlahovic. Cioè, molto spesso quando si prende una punta di riserva, si prende una punta che vada a
se vuoi anche un po' a ricalcare quelle che sono le qualità di quel tipo di giocatore che tu hai lì davanti. Cioè, se devo prendere una riserva di Vlahovic, tendenzialmente tenderò a preferire, o meglio, cercherò anche di preferire un attaccante che per movimenti ricorderà quello che farà e quello che ha fatto Vlahovic. Invece, se tu vuoi prendere un attaccante diverso e quindi avere una possibilità di cambiare, devi renderti conto che poi devi cominciare a giocare in maniera diversa, perché far fare a un attaccante X, ad esempio, un lavoro che non ha mai fatto, vuol dire sbagliare. Se voi ci fate caso, tutte le grandi europee hanno preso per i propri attaccanti titolari delle riserve che ricalchino molto il proprio stile di gioco. Quindi è una scelta comoda, se vogliamo anche una scelta abbastanza banale. Simeone oggi è uno dei migliori giocatori che lì davanti alla Juve stia sondando. Sono d'accordo con chi dice che non è un top player. Assolutamente non lo è. Se lo fosse, non verrebbe qui a fare la riserva, ovviamente. Non andrebbe da nessuna parte a fare la riserva, semplicemente vorrebbe giocare titolare. Però ha 26 anni, ha una buona esperienza, è un giocatore di buon livello. Vi dico la verità, la prima volta che l'ho sentito e ho percepito qualcosa di Simeone alla Juventus, una parte di me ha detto probabilmente chiederanno una marea di soldi. Ho detto qua chiedono, fanno una sparata di quelle clamorose. Invece hanno chiesto 15 milioni di euro, che per me è un prezzo onestissimo per Simeone, veramente onestissimo per Simeone. 15 milioni di euro che non devono essere visti in maniera totale, ma sapete bene, ovviamente, pian piano verranno saldati, quindi stiamo parlando di un investimento di lungo periodo. Si sta parlando di un giocatore di buona qualità, si sta parlando di una riserva di ottimo talento, si sta parlando di un giocatore con un atteggiamento straordinario, di un giocatore indomito, di un giocatore aggressivo, di un giocatore selvaggio, di un giocatore, se vogliamo, anche pericoloso in alcune fasi di gioco, perché lui è molto un giocatore rabbioso, un giocatore, diciamo, volenteroso, perché io non ho mai visto una partita di Simeone in cui Simeone non lottasse. Un giocatore con motivazioni, un giocatore che vuole fare la differenza, che vuole cambiare, un giocatore che vuole esaltarsi, un giocatore che vuole fare un salto di qualità, un giocatore che vuole rappresentare per una squadra importante un'alternativa di livello, soprattutto un giocatore che oggi si può dire sia maturo per andare in una squadra e guadagnare lo spazio che merita. Dopo la stagione che ha fatto contro l'Hellas Verona, secondo me una chance in una squadra importante, Simeone la merita. E se questa squadra importante può essere la Juve, non vedo perché precluderci questa situazione. Si sta parlando di un giocatore, ripeto, di 26 anni, che costa solo 15 milioni di euro, che ha segnato tanto in Serie A ed è dotato di buone qualità. Oserei dire veramente molti pochi difetti, cioè molto, molto talento e pochi difetti. Ad esempio, una cosa che lui deve migliorare è sicuramente la calma. Lui è un giocatore dotato di grande aggressività, come vi ho detto, di estrema, diciamo, se vogliamo, anche di estrema fretta. Ecco, lui è frettoloso nel controllo di palla, nel tiro, nell'andare. Lui vuole fare subito tutto. Però alcune volte, per fare tutto ciò perde di vista la situazione e quindi capita che controllo, no, quelle sono cose che deve migliorare. Però veramente come giocatore di riserva oggi a 15 milioni è un lusso. È un lusso, ragazzi. È un lusso. Fidatevi. Per una buona volta, è un lusso. Se la Juve prende lui come riserva, secondo me fa un buon acquisto. Fa veramente un buon acquisto, perché tanto se non va alla Juve, va in un'altra squadra italiana o europea che comunque l'ho già contattato. Si sta parlando di un giocatore che, tra l'altro, può ancora migliorare, eh? Può ancora migliorare, perché non si sta parlando di un giocatore fatto e finito, può ancora migliorare. Io credo che per quanto riguarda le punte, quest'anno ci sia stato un grande problema. Io ho controllato le statistiche relative ai gol fatti e ho trovato che negli ultimi 3 anni il centrocampo della Juve, sapete bene, ha segnato pochissimo. Noi abbiamo centrocampisti, voglio dire, che raramente vanno ad inserirsi. E
Ed è per questo che, o meglio, è per questo motivo ed è per questa ragione che Allegri sta chiedendo centrocampisti di un certo tipo. Però di solito quando tu hai un centrocampo così, di solito hai un attacco molto proficuo. La Juve non ha neanche quello. L'attaccante proficuo è arrivato a gennaio, quindi praticamente siamo stati fino a gennaio senza una prima punta titolare, perché tecnicamente era Morata, ma Morata sapete bene che non è una prima punta pura. E infatti le sue prestazioni erano molto negative. I giocatori attorno a lui non è che rappresentassero così tanto. Dybala ha fatto una buona stagione, ma è stato infortunato tante volte. Ken, insomma, ha fatto molto meno rispetto a quanto ci si aspettasse. E insomma, Chiesa si è fatto male, Bernardeschi lasciamo perdere, Cuadrado fa il suo. Ma tu non avevi e non hai avuto fino a gennaio. E adesso spieghiamo anche la situazione di gennaio, una sensazione di poter contare su qualcuno là davanti. Poi è arrivato Vlahovic, hai cominciato a poter contare su di lui, ma comunque è arrivata stagione in corso, con un altro tipo di lavoro, con una condizione diversa. Quindi mi piacerebbe molto che oltre a Vlahovic e oltre ai giocatori che stiamo sondando, noi andassimo a prendere anche un giocatore che può segnare un numero di gol in squadra anche da riserva. Io credo che Simeone possa veramente fare bene alla Juve. Non sarà un fenomeno, non sarà un giocatore dotato di qualità sopraffine, però secondo me può fare una buona stagione, può essere un ottimo giocatore, può rappresentare per la Juventus un aiuto importante in squadra. Poi, giustamente ragazzi, mi rendo perfettamente conto che non è un nome che scalda, nel senso tanta gente su internet è andata a dire come ci siamo ridotti, siamo andati a prendere Simeone. Ragazzi, io non riesco a capire chi vorrebbero queste persone come vice Vlahovic, nel senso che tu ti devi sempre rendere conto che vai a prendere un giocatore che fa la riserva. Non ti vai a prendere un giocatore per farlo giocare titolare. Ti va a prendere un giocatore per fare la riserva. Nella vecchia Juve, quella che vinceva praticamente tutto, che comunque vinceva tanto, ad esempio la Juve di Lippi, io non sto parlando della prima ma della seconda, centravanti titolare era Trezeguet, che era un fenomeno, ma il centravanti di riserva era Zalaceta, che non è che fosse tutto sto grandissimo campione, ma anche in altre squadre è così. Cioè, voglio dire, fatevi il giro delle squadre europee e vedete chi ha un top player in panchina. Probabilmente solo il City ha dei top player in panchina perché il City non ha confini a livello economico. Quindi prendono giocatori e li fanno praticamente, li spendono semplicemente perché non riescono a giocare con gente nella media. Tutto qua. Ma quella è una squadra dotata di soldi a parte. Io ti sto parlando di squadre che si finanziano, che hanno bisogno di una mano, squadre che comunque non hanno colossi come il Qatar alle spalle. Non che la Juve non abbia colossi, però insomma, avere uno sta, avere qualcosa del genere è diverso. Quindi Simeone per me rappresenta sicuramente una soluzione intelligente. Poi se sia la soluzione giusta lo può dire solamente il campo, però a livello di nome, a livello di prestazioni, stiamo parlando di un giocatore secondo me molto intelligente. Di un giocatore molto insomma, di buona qualità e di un giocatore dotato di grande agonismo, di grande voglia di fare. Quindi, secondo me, qualora dovesse arrivare qui, ci troveremmo di fronte ad un giocatore che lotta veramente tanto, cioè che andrà a lottare davvero. Quindi fatemi sapere un po' nei commenti che ne pensate voi all'interno di questo contesto. Diciamo, ditemi se vi piace oppure no, Simeone, perché voglio saperlo, voglio sapere, voglio fare. Quindi ditemi le vostre opinioni, ragazzi.